Ciao lettrici, ciao lettori, oggi siamo prevedibili perché vi raccontiamo un libro di cui tutti hanno già parlato. Comprese le sottoscritte un anno e mezzo fa, però c'è qualcuno che non l'aveva letto, tipo io, e anche dei nostri amici che di recente... Proprio ieri mi è successo che un'amica mi ha fermato e mi ha detto: Vale, aspetta, ti devo dire una cosa, sto ascoltando l'audiolibro di Paolo Cognetti, Le otto montagne, sono arrivata quasi alla fine... E sono troppo commossa, mi ha emozionato tantissimo e si stava quasi per mettere a piangere. Allora io le ho chiesto: ma come mai? Perché io ho le mie motivazioni, ma sono curiosa di sapere anche quelle degli altri lettori. E lei ha detto: sai che non saprei nemmeno dirti perché. Quindi ecco, un libro la cui grandezza, vabbè, io l'ho amato moltissimo, è proprio perché ti piace così tanto che non sai spiegarti perché. Allora, Le otto montagne di Paolo Cognetti è un libro appunto che molte persone hanno già letto, è un libro che è rimasto nelle classifiche mesi e mesi dopo che ha vinto il premio Strega nel 2017, ma che magari persona tipo me, siamo in pochi, abbiamo letto solo adesso, perché io personalmente, perché temevo un po' che mi deludesse, me ne avevi parlato tanto bene tu, tanto bene molte altre persone, e quindi avevo una grande aspettativa. E invece devo dirvi che questo libro mi è piaciuto veramente molto, e l'effetto che mi ha fatto, e che secondo me farà a molti lettori, è quello di un libro calmante, un libro delicato, rasserenante. Quindi se siete lettori o lettrici che avete un momento di stress al lavoro, stress in amore, non riuscite a dormire bene la notte, ma che tisane, ma che Paolo Cognetti, ma non perché faccia dormire, ma proprio perché raccontando di queste sue montagne, dettagliando così bene, con così tanto amore per questi paesaggi, le lunghe passeggiate di due ragazzini con un uomo adulto che li porta a scalare le vette, ti aiuta a prendere il tuo tempo, a rallentare i ritmi, e ti porta in una storia di grande amicizia e grande amore paterno, molto 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 dolce, che ti tocca intimamente. Ma secondo me in realtà c'è anche un altro motivo profondo, sai che io guardo anche tanto come uno scrittore o una scrittrice scrivono. È la lingua che usa questo scrittore, è una lingua pulita, perfetta, in cui sembra che non ci sia mai la minima sbavatura e che gli sia uscito così perfettamente, come se avesse trovato la storia e le parole nel mondo platonico delle idee e avesse dovuto solo portarcele. È una storia che emoziona molto, ha un finale inaspettato, ma ogni pagina, quando tu la giri, ti aspetti di scoprire cosa dirà la successiva e come lo dirà. Quello che ci tengo a dire tantissimo è questo. Io non credo che questo sia un libro costruito a tavolino, ad arte, perché vincesse dei premi o perché diventasse un bestseller. Benché hai appena detto che è perfetto, che è un libro perfetto nel suo stile di scrittura, però si sente che nasce da un'altra cosa, da un'urgenza intima dello scrittore. Non è un libro furbo. Quando l'abbiamo incontrato ci ha detto, gli abbiamo chiesto, ma adesso scriverai un altro libro? E lui ha detto in un momento così quasi... Mi ha anche un po' commosso questa affermazione, ha detto: ma io in fondo il mio grande libro l'ho già scritto, ed è questo. In realtà permettimi di dissentire, Gioia, perché questo è il suo grande libro che tutti hanno letto di recente e che ha portato questo grandissimo scrittore Paolo Cognetti ad essere conosciuto dal grande popolo dei lettori, ma ci sono tantissimi altri libri che lui ha scritto e che sono dei capolavori tanto quanto questo. Quello che io porto nel cuore è Sofia si veste sempre di nero, un libro diverso, non certo un libro nato per essere letto da tutti, perché... È una storia questa qui di Sofia che in parte è anche nera, sono anche dei vuoti, è molto meno limpida, non è un cielo terso sulle vette, no? Però è una storia molto emozionante. E poi Paolo Cognetti, che è un grandissimo scrittore di racconti e manuale di ragazze di successo, è una raccolta di racconti strepitosa. In questo esperimento letterario Sofia si veste sempre di nero, accosta, trasforma dei racconti in una storia che è quasi un romanzo. E quindi per alcuni versi questo suo essere sperimentale lo rende ancora più bravo. Quindi... Se avete voglia di affondarvi i pensieri e le emozioni nell'opera di questo grande scrittore, io vi consiglio sì Le otto montagne, ma di indagare anche i suoi libri precedenti, tra cui Sofia si veste sempre di nero, che io porto nel cuore. Va bene. Allora, buona lettura, fateci sapere se l'avete letto, se non l'avete ancora letto, scriveteci qui sotto tra i commenti e soprattutto godetevi un po' di relax con queste splendide letture. Ciao! Ciao!